Ciao a tutti, buona vista, la vostra Ectone di Otrapegna, Valbuena e Spindosa di Santiago de Compostela in Spagnolo. Che mi si balli di allegria. Abbiamo vinto la prima partita di campionato, che sarebbe la seconda in realtà per il Cagliari, col 2-0 della Lazio, incredibile. Lazzari superlativo, veramente, primo gol, apre lui le marcature, la splendida stagione della Lazio. Marusic migliore in campo, è immobile, ha segnato, è quello che conta. Bene, adesso come promesso faremo un video sulle amichevoli di Inazuma Eleven 1, il primissimo Inazuma Eleven. Sfideremo i panchinari 3, eccoci qua, pronti per la grande sfida. Eccoci. Con la squadra della storia useremo per dimostrarvi la leggendaria Inazuma Eleven. Di che pasta è fatta? Uff, ci vuole un attimo di pausa. Niente di meglio di una bella panchina per riposare. Ehi, voi, non è il momento di battere la fiacca, dobbiamo fare una partita. Uffa, che seccatura, se proprio dobbiamo farla. Raymond vs panchinari 3, panchina. Eccoci qua. Beh, non sarà una partita molto entusiasmante, però non l'ho vinta proprio 5-0, quindi vorrei provarci. Abbiamo una bella formazione, una grande Raymond propositiva qui. Seguitemi anche su Instagram, sono HectorElio01, mi raccomando. Oh, ha rubato palla. Todd va in difesa. Prova a fermarlo con una scivolata che fallisce. Quindi a questo punto tocca a Jack, ma Todd riprova con il blocco. Ce la farà? Grande Todd, ottimo blocco. Kevin Dragonfly, ancora lui. Può dribblare con la sua tecnica speciale. Ruota infuocata contro te col fulmine. Vince la ruota infuocata. Ammiriamola. Ecco, Matteo. Ancora Kevin. Avanza, Kevin. Kevin. Fa il tiro in porta, Kevin Dragonfly. Pronto con una mossa speciale potentissima. Ammiratelo. Dragon. Tornado. Dragon Tornado. Pronti per il grande tiro. Vediamo che succederà. Il portiere sembra sicuro di sé ed usa la mega parata di forza. Ma il tiro è troppo potente ed è gol al nono minuto, neanche 10 minuti all'inizio, 9:25. Come diceva Archivan, siamo troppo forti. Inizio incredibile della Remo. E voi che facete? Pronti, vediamo come continua la partita. Vorrebbe passarla ad Axel, vediamo se riesce a rubare il pallone. Subito incredibile Kevin Dragonfly. Veramente un fenomeno. Todd va in difesa. Prova Timmy con la scivolata. La grande illusione lo supera, incredibile. Ecco perché è difficile segnare più gol a questi giocatori. Bobby prova con la difesa sua. Vorrebbe passarla ad Axel di ritorno dalla difesa. Prova con la lama di energia. Contro la grande illusione vince la lama di energia. Lama d'energia. Molto buona difesa della Raymond della storia, veramente una squadra molto forte. Anche lì, cioè questi dovrebbero riuscire a fermare. No, accidenti. Ora va meglio. Dovremmo riuscire a fermarli. Vai di nuovo tu. Chi la passo? Timmy, pensaci tu. No, furore. Ci vado sul serio, ragazzi. Pronti? Axel ce la può fare col teco al fulmine contro grande illusione. È un'illusione incredibile e più potente. Illusion ball. Pop, pop, pop. Prova Nathan in difesa. Potrebbe farcela. Ci vorrebbe un passaggio per Kevin. Speriamo di farcela. Proviamo col il teco al fulmine contro il vortice implacabile. Vince il teco al fulmine. Contro sto fulmine.
Tengo al formino. Ti fermo col teco al fulmino di nuovo, Cosa fai, Asco? Incredibile. Questi panchinari sono veramente bravi. Vai col muro di roccia, Jack, tocca a te. Da vuole. Ce la può fare. La passa in avanti. Passa a Kevin. Buonissima posizione. Può passare ad Axel, che prova la conclusione da lontano. In area di rigore. Pronti per il cantino. Trampolino in Azuma. Mega parata di forza. E gol. Axel la doppia. Grazie. Così. Collaborazione di Jack. La Lemon è la squadra più forte giapponese. E vi ho segnato, ma il prossimo lo pare no, sì, come no. Domani. E fino al furore, ora si va sul serio. E finisce qui il primo tempo, 2-0 con le marcature di Kevin ed Axel. Anche se siamo in vantaggio, dobbiamo passare la guardia. State a guardare, la vera partita inizia adesso. Ma lo dico anch'io, Avanti. Adesso un po' di sostituzione, quelli che stanno poco bene. A posto di Kevin entra un nuovo attaccante, ovvero il nostro nuovissimo acquisto Shadow Saint Mirian. Vediamo chi è stanchissimo. Gli altri sembrano a posto. Mark sta bene. Si può continuare. Con Shadow la partita avrà un nuovo esito, direi. Guardate che mosse che c'ha. Ombra avvolgente. Sapete che un personaggio scuro Shadow si è alleato con i Dark Emperors, ma niente più spoiler, adesso si gioca sul serio. Per chi non ha seguito nel 2022. Grande scambio con Shadow. Può dirigersi da solo verso la porta. Incredibile, può fare il suo tiro. Oh, che tiri fenomenali, oh. Vabbè, vogliamo attenerci alla novità. Dobbiamo attenerci alle origini. Novità, forse. Richiamo del lupo. Avanzata in attacco. Non lo devo parare. E invece gol di Shadow Saint Mirian. Siamo forti, ragazzi. Provarci giù con il taglio roteante. Vortice improbabile, vince il taglio roteante. Potrebbe passare ad Axel. Si propone Axel in avanti. Se dribblasse lui avrebbe strada libera. Dovrebbe farcela. Dribbling nuovamente. Aiuto. Dovrebbe avere strada libera Axel. Fantastico per Axel. Ancora un altro dribbling rovente. Proviamo. Dobbiamo passare lo Shadow. O vogliamo far concludere Axel andando in doppietta, chi lo sa. Axel vorrebbe avere la doppietta personale. Ma non. No, può fare tanto quello. Allora ragazzi, meglio questa mossa. Trampolino in Azuma. In Azuma Otoshi, rete. Direi che siamo troppo forti. Noi siamo più forti. Axel potrebbe fermarlo con il teco al fulminio, ma non ce la fa perché il fulmine zigzag è più potente. Ci prova Nathan. Torna in difesa Nathan. Dovrebbe riuscire a fare un'ultima avanzata. Passaggio per Axel, molto lungo. Il tiro al fulmino dovrebbe farcela. E invece vince il vortice implacabile. Incredibile questi panchinari 3. Non si rendono mai, nonostante siano sotto di 4 gol. Jack dovrebbe fermarli. Ci prova Jack ancora.
Passaggio lungo per Shadow, dovrebbe arrivare. Jack ci prova. Da Wall! Ovvero il muro di roccia. Volevo provare uno scambio con Shadow, però Shadow è troppo... lontano. No. Sta per tirare in porta, fermatelo. Jack non lo supera. Lo supera Jack, però il tiro in porta. Mark tende al tutto per tutto per parare questo tiro e non subire reti. Pallonetto incredibile. Sta per beffare Mark e invece reagisce con la sua difesa tripla. 10 per tutti oggi. Grande parata, incredibile. Ho sbagliato il prossimo tiro del gol. Era proprio un bel tiro. No, incredibile. Un altro tiro subito. Proprio con la mano del colosso. Una mossa che non è di tipo terra. Allora, il colosso, vediamo cosa si inventa. Questi continuano a bombardare la porta di Marchi. Forse non finirà 5-6. Oh, cinzando! Ci vuole un tiro da lontano qui. Non ce l'abbiamo? Finisce qui, 4-0. Hai vinto. Visto di cosa siamo capaci? La prossima volta non perderemo. E come no? Nuovo livello per tutti. A posto, ragazzi. A presto al vostro Ectoide. Della Peña Valverde Spindosa de Santiago de Compostela Espanol. Che vi si parli di allegria e buona la prima.